difficili come questa, però ragazzi sono stra soddisfatto, abbiamo fatto una grande gara, è logico, non porti a casa nulla o quasi nulla, però questo è l'analisi che è fin troppo semplice da parte mia perché è abbastanza evidente, quindi peccato non aver portato in porto veramente un risultato pieno, perché dopo tutte quelle occasioni, soprattutto prima di prendere il gol, capita raramente due pali del genere, ma immaginando il gioco è una sola, ma neanche azione, un cross e prendi gol, mi sembra di rivedere prima la Casertana abbiamo giocato sicuramente peggio, però anche lì mezzo tiro e gol, quindi piano piano dobbiamo portarci anche la fortuna dalla nostra parte, però rimango soddisfatto dalla prestazione dei giocatori. Sul gol però c'è stata una grande responsabilità ancora una volta, come è successo anche con l'anno che ci sembrava. Sì, però ci sta, nel senso che Liguero si è fatto saltare con facilità e non deve farlo. Abbiamo perso l'uomo e i due centrali, però voglio anche dire che una situazione sono gli avversari, gioca in casa e tutto, altrimenti diventa non reale. Questo che abbiamo difficile, tutte le partite sono difficili e muovere la classifica in questo momento, ma poi una mossa così, sono strasoddisfatto, ci sta. Percorso, c'è la quarta giornata ancora, ma mantenendo questa attenzione, oggi mi è piaciuto finalmente il carattere dei ragazzi, la personalità, abbiamo gestito la palla, abbiamo cercato fraseggi, purtroppo è vero, se non fai gol sei qui a recriminare, però se l'atteggiamento è questo va bene. Però una cosa vi chiedo, come prima non eravamo fenomeni contro la Juve Stabia, non siamo diventati scarsi con la Casertana e non siamo ancora forti oggi. È il processo, è normale, è un processo di crescita di una squadra che ha cambiato 14 giocatori e oggi ce n'erano 7 fuori. Io sono strasoddisfatto. Avete detto di prima, non è normale prendere due pali così, avete immaginato tanto per raccogliere praticamente solo negli ultimi 2 minuti. C'è dato un'applicazione a questo? È sempre l'allenatore che giustamente deve cercare di far migliorare soprattutto la parte offensiva, con gli schemi, con tutte le cose. Però ti posso garantire è arrivarci. Quando ci arrivi, e ci arrivi spesso come oggi, io mi preoccupavo se non ci arrivavi in zona gol. Oggi siamo arrivati 4, 5, 6 volte. Viotti è nettamente il migliore in campo, forse, ma non di questa partita, della giornata della Lega Pro. E quindi abbiamo creato, giocando in un certo modo, benissimo. Rimane sempre il rammarico che quasi vai a perdere una gara. Ma voglio anche puntualizzare che l'abbiamo recuperata in 10. E in 10, oltre a recuperarla, se Diogo stoppa bene quella palla, va verso la porta, magari la vinciamo anche. Diciamo, mister, sono fortunato e vedo un po' più di velocità.